Si chiama Rete Utenti per Caso e nasce dall'impegno di 70 associazioni di volontariato presenti attive sul territorio per dare risposte concrete a bisogni di carattere sociosanitario nel territorio di Padova e provincia. La Rete Utenti per Caso nasce alla fine del 2020 durante il periodo della pandemia per favorire la conoscenza e il legame tra associazioni, valorizzandone il valore dell'impegno pur in una situazione drammatica, dando risposte a situazioni di debolezza e di fragilità, garantendo e sostenendo un tessuto di relazioni proprio come risposta a una possibile devastante solitudine delle persone. Nel periodo del lockdown, dove tutto era fermo, c'era un mondo che si ampliava e che operava in tutti i comuni, e questo era il mondo del volontariato, che non ha mai avuto un momento di sosta, anzi proprio lì si è capita l'importanza dell'interconnessione, di fare rete, di fare squadra per raggiungere chi era in difficoltà. E questo è lo straordinario ricchezza che ha soprattutto la provincia di Padova, la provincia delle migliaia di associazioni di volontariato che vi operano. Ecco che le istituzioni cittadine, l'istituzione provincia assieme alle altre, oggi deve giocare il proprio ruolo. E noi in questo progetto, in uno dei quattro progetti che oggi vengono realizzate, abbiamo dato la partnership. Un progetto molto importante che guardiamo con molto interesse, perché con la nuova legge nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore, tutto il discorso legato alla rete, alla coprogettazione, questa alla fine insomma diventa un esempio da vedere, da valutare molto attentamente e poi da esportare, ma anche perché vediamo che la messa insieme di associazioni anche di diverse con obiettivi comuni e su progettualità condivise poi alla fine fa la differenza, riesce a essere più capillare, a rispondere maggiormente ai bisogni della cittadinanza. Si sono così svolte nell'arco delle settimane circa una trentina di incontri online con un tour delle associazioni che si presentavano raccontando con parole, filmati, scritti quanto di bene veniva realizzato con uno scambio altamente empatico. Durante questi mesi di chiusura forzata si è venuti a conoscenza di come le associazioni fossero riuscite ad adattarsi alle nuove esigenze dettate dall'emergenza sanitaria, il loro stare vicino ai volontari e alle persone alle quali si rivolgevano. Si è creato un legame fortissimo che, terminato il periodo di semi-isolamento, non si è affatto sciolto o indebolito, tutt'altro. Chiunque si può rivolgere, perché si va all'interno della rete, ci sono associazioni di diversa tipologia, quindi dalla disabilità all'assistenza agli anziani, all'accompagnamento, all'amministratore di sostegno, alla raccolta fondi, insieme ad altre cose molto belle che vengono fatte dalle associazioni. Sono associazioni che si occupano specificatamente di patologie, ci sono anche le cucine economiche, la Fondazione dei Cibi degli Anziani, la Comunità Sant'Egidio e poi tantissime altre piccole associazioni di tutta la provincia. E questo è anche l'altro aspetto interessante, che ci sono le grandi, importanti associazioni in realtà, ma anche le piccole, e quindi insieme ci si dà molto una mano, proprio perché siamo nell'ambito della riforma del terzo settore, quindi questa forza, questa energia che si sta creando è anche di risposta anche molto concreta.